Vienna, sudditi dell'imperatore Leopoldo, sveglia giù dalle brande! Oggi è una splendida giornata grigia, ideale per prorompere in travolgenti eruzioni creative. Quindi, e mi rivolgo soprattutto ai compositori in ascolto, forza! È la storia che vi esorta al pentagramma. Forse, dico forse, dovreste occuparvi di chiudere personalmente la lista delle vostre invenzioni sonore. Diciamolo pure, chiudere alla grande con uno splendido requiem fa molto curriculum. Maestro, si svegli! Maestro! Maestro! Ah, maestro! Sono qui! Eccomi! Ma è lì che si preoccupa del requiem? Ma non è la cosa fondamentale. No, mi dia retta. Chi se ne frega del requiem e della musica? Ancora questi orpelli che non servono a nessuno. Lei vuole sapere veramente qual è la vera differenza che c'è tra noi di Milano e i viennesi? Maestro, la cotoletta. Cotoletta, sì, con l'aria aperta. Cotoletta. Che cotoletta? Mi sa di dizione teatrale, la lascia ai viennesi, la cotoletta, la lascia loro. Noi facciamo la vera cotoletta alla milanese. Beh, maestro, l'aspetto, Sono qua per farmi cucinare. Dovete evitare brutte figure, perché poi alla fine sui libri di storia si viene a sapere tutto. Non è bello lasciare a metà un'opera per coro e orchestra, magari in re minore. Il re minore ci rimane male se lo si lascia lì così, in tono minore. Pensate a quanto spazio in più potrete ottenere sulle enciclopedie musicali. Magari addirittura la copertina. Se non ve la sentite di lavorare in prima persona, perché non affidate l'oscuro lavoro di remplissage a qualche vostro allievo? Certo, non sarà la stessa cosa, però l'idea del casting non è da scartare a priori. Oh, si fa per dire, Che ora? Allora, si prende naturalmente una bestia. Si ammassa. Inutile che sto a spiegare come si deve fare. Poi si passa. Allora, a Bologna, ognuno ha il suo modo di fare. A Bologna, come la fa? A Bologna la uovo pangrattato, una passata per appena nell'olio bollente e poi la tirano nel brodo. E poi, siccome così rimane troppo leggera, ci mettono il formaggio, il pomodoro e una fetta di prosciutto cotto. È una botta calorica che te, se la mangi, vai avanti un anno solo con le calorie. Una cotoletta non si cucina, si improvvisa. Bisogna dare alla cotoletta una certa preparazione, direi una educazione musicale. E quando al pubblico la cotoletta piace, e piace, scoppia irrefrenabile. Un applauso. Dammi una mano, non giri a scampanarla da me. La cotoletta con la borragine, ma che stupidaggine! I provini per aiutare il maestro a completare il requiem abbiano quindi inizio. Thank you.
La ricetta, maestro, è molto semplice. Prendete una cotoletta. Se non ce l'avete fresca, usata va bene lo stesso. Per insaporirla maggiormente, la cotoletta lasciatela riposare sotto l'ascella. Per un cantante la cotoletta è molto importante, soprattutto ti fa fare pochi ruti, perché il rischio per un cantante quando canti dopo pranzo o dopo cena è di fare dei piccoli ruti. Io ho una mia tecnica per cui faccio i ruti sempre inseriti all'interno delle frasi in modo tale che non si sentono. La cotoletta ha anche questo pregio, cioè di farvi fare pochi ruti, anzi niente ruti. È evidente, caro Amadeus, l'importanza della cotoletta nella musica e nel canto. Comincia a preparare il pan grattato con l'uovo, le mischi e fai una specie di arrangiamento, cioè gli archi, le chitarre, i fiati, le metti insieme alla canzone che sta già sfrigolando sulla ritmica dell'olio, le unisci, probabilmente smetterò di incidere dischi ma inciderò cotolette. Caro maestro, grande dilemma, è la mucca che vuole diventare uomo e l'uomo che vuole diventare mucca attraverso la cotoletta, e qui il problema rimane aperto. Intanto che la cucini, oltre a farla col burro come si deve fare, la cosa importante è che tu canti. La vera cotoletta milanese è quella orecchio d'elefante, cioè con l'osso pestata bene, impanata, magari impanata due volte e cotta al burro. Io che abito vicino al confine svizzero dipende, perché se vedo la pubblicità svizzera fa bene il burro, se vedo la pubblicità italiana fa bene l'olio, ma è questo marketing. Caro Mozart, la cotoletta in realtà è calabrese. Tiro l'allero, l'allero, l'allà, sta cotolettella grassa mi fa. Abbiamo spiegato, basta, sì, non c'è bisogno. Adesso andiamo via le condite con pomodoro con le rucolo, signore, si mangia bella calda con sopra queste cose fresche e poi si mette a picchi liberi, se no si svampa, signore, dopo va male, fa i vermi, non è buona, signore. La cotoletta, ciao, signore. La mia mamma nella nostra famiglia era indicata da tutti come un'ottima cuoca. In realtà era capace di alcune nefandezze. Quello che veramente le riusciva peggio era la cotoletta. La cosa data avanti per anni si è aggravata così tanto che a un certo punto sono scappato di casa. Noi altri abbiamo avuto Radetzky e secondo me quando lui se n'è andato da Milano i suoi cuochi si sono portati via le ricette. È un evidentissimo elemento di, come dire, l'anello mancante, un po' come l'anello mancante tra Lucy e l'Homo sapiens sapiens.